Ad un primo impatto, il tanto atteso ritorno di Strider potrebbe apparire più conservativo di quanto in realtà non sia. Capcom e Double Helix riportano il grande classico da sala giochi su Xbox 360 e One, PlayStation 3 e 4 e PC, sebbene con un radicale cambio di prospettive. Questo remake prende forme di metroidiana memoria, dove l'esplorazione dei livelli, per quanto bidimensionali, conta moltissimo. L'esplorazione preliminare delle possibilità offerte da Strider nell'incipit non può impegnare più di qualche secondo. Secondo la nuova impostazione, infatti, le abilità si sbloccano procedendo nella storia, dunque inizialmente si hanno a disposizione solamente il salto, l'attacco base, un fendente atto a sollevare i nemici e la possibilità di arrampicarsi sugli scenari grazie al rampino. Sarà sufficiente saltare ed accompagnare la mossa con l'inclinazione dell'analogico sinistro perché il ninja si aggrappi alla parete e vi rimanga appeso. Da questa posizione sarà possibile proseguire nella scalata oppure mollare la presa con il grilletto sinistro. Si tratta naturalmente di un piccolissimo antipasto di quanto arriverà successivamente. Poche decine di minuti, infatti, e ci si troverà a scovare i primi potenziamenti alle abilità di Strider, sotto forma di un'essenziale scivolata, che permetterà di portarsi alle spalle dei nemici in un lampo, e poco dopo della prima option, ossia un attacco speciale dedicato al danno ad area. Già con questi nuovi strumenti a disposizione si assiste a una progressiva apertura delle dimensioni dei livelli, i quali cominciano ad offrire maggiori chance di esplorazione. Anche dopo aver ripulito un'area dai nemici, tornare sui propri passi potrà significare scovare un'entrata mancata al primo passaggio, magari contenente uno dei moltissimi collezionabili, oppure il meccanismo di apertura di una porta. Il backtracking, per quanto lieve, e il maniacale studio di ogni angolo dei livelli diventano quindi la norma nel gameplay proposto da questo remake. Per quanto dunque l'esplorazione sia diventata una componente fondamentale dell'offerta ludica, il sistema di combattimento è ancora veloce, reattivo e poco disposto a perdonare sviste da parte del giocatore. Già affrontato a livello di difficoltà normale, Strider rappresenta una sfida di tutto rispetto, sebbene con una certa incostanza. Potrà capitare di attraversare intere sezioni senza badare troppo al numero di nemici, per poi trovarsi di colpo in una situazione ben più ostica, la quale potrebbe richiedere due o tre caricamenti per essere superata. Sebbene non vi siano più punteggi record da registrare, in queste occasioni Strider ritrova un barlume della sua vecchia identità, sfidando il giocatore a migliorarsi. Si tratta di una scelta di game design ben precisa, con gli sviluppatori che hanno volutamente alternato fasi rilassate a scontri molto più tesi e impegnativi, destinati a portare più volte al game over. Altro interessante aspetto del gameplay sono le boss fight, le quali si avvicendano con un ritmo notevole. Questi scontri lasciano il gusto al giocatore di scoprire i pattern d'attacco, che solitamente prevedono l'alternanza di due o tre mosse specifiche. Qualche volta potrà capitare, grazie a un colpo di fortuna o a riflessi molto allenati, di farcela al primo colpo, ma il più delle volte il trial and error sarà l'unico modo per proseguire, allo stesso tempo permettendo al giocatore di migliorarsi. Dal punto di vista grafico, i livelli presentano un buon look basato sui piani di parallasse, sebbene la palette cromatica risulti inspiegabilmente molto spenta. Nella speranza di un aumento di saturazione, nel complesso il lavoro di design ci ha convinto, sia nel rileggere l'aspetto e le movenze del ninja, sia nel veloce alternarsi delle ambientazioni. Meno originale per contro il design dei nemici, con i vari boss che per il momento non ci hanno particolarmente colpito per fattezze o particolari soluzioni presentate nelle porzioni di livello a loro dedicate. Per quanto Strider rimanga indubbiamente un'uscita che strizza l'occhio ai nostalgici dei pomeriggi passati in sala giochi, la rilettura in salsa metroidiana ha notevolmente aperto gli orizzonti del gameplay, senza per questo abbassare eccessivamente il livello di sfida. Se le fasi di gioco dovessero mantenere la medesima qualità di questa versione preview e la stessa capacità di offrire nuove idee e possibilità a ritmo serrato, questo remake in arrivo entro fine 2014 avrà tutte le carte in regola per interessare tanto i giocatori di vecchia data quanto i nuovi arrivati.